Buongiorno, onorevole Virginio Caparvi, segretario della Lega Umbria. Onorevole, abbiamo un governo solido e traballante allo stesso tempo. Che cosa ci dobbiamo aspettare da questo governo? Sicuramente non una presa di coscienza e di responsabilità. È un governo talmente è nato per essere attaccato alla poltrona e che quindi non ha una autocoscienza di se stesso. Altrimenti si sarebbe già sciolto, perché di fatto da quando è nato non abbiamo discusso di nulla, perché non possono proporre nulla, perché ogni argomento crea litigi dentro alla maggioranza. E quindi è un governo immobile, però è un governo che sta lì perché piace all'Europa, perché piace ad alte cariche dello Stato, e noi quello che possiamo fare è dobbiamo lottare sui numeri per poter sfiduciare Conte e ridare all'Italia un governo legittimato. Ci stiamo apprestando in Umbria, in oltre 60 comuni, alle elezioni per le suppletive del Collegio Umbria 2, il giorno 8 marzo. Che cosa raccomanda la squadra della Lega Umbria e la candidata Valeria Alessandrini per convincere le persone a tornare a votare? Il voto dell'8 marzo è importante perché può minare la stabilità di questo governo. Perché al Senato i numeri sono veramente residui, la maggioranza si regge su 4-5 senatori. Confermare il senatore Umbro, che prima era Donatella Tesei, che oggi è la nostra Presidente di Regione, con un senatore di centrodestra, in questo caso Valeria Alessandrini, indicata dalla Lega, vuol dire mettere un puntello ulteriore contro questo governo. Quindi l'8 marzo non è un'elezione di secondo ordine, è un'elezione molto molto importante, quindi non solo dobbiamo votare, ma dobbiamo far conoscere questo appuntamento e far votare, perché potrebbe dipendere da un voto così circoscritto a una parte del territorio italiano invece il futuro di tutto l'intero paese. Il problema più grande potrebbe essere l'astensione dovuta alla mancanza di informazione e anche alla paura del coronavirus? Sicuramente il tema è l'affluenza, vince chi porta più affluenza, altrimenti sappiamo che questo è un collegio ad oggi blindato per il centrodestra, perché abbiamo una larga maggioranza. Il tema è quello dell'affluenza, potrebbe incidere anche la questione coronavirus, anche se la gestione scellerata del governo secondo me dovrebbe incidere favorevolmente per noi, perché un governo serio e responsabile non sottovaluta il problema come ha fatto questo governo e poi non inasprisce le misure rendendoci il lazzaretto del mondo come ha fatto Giuseppe Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti. Quindi il voto dell'8 marzo è un voto che ce lo giochiamo punto su punto.